quando ho scritto l'allieva, io l'ho scritta davvero in un paio di mesi perché per me era terapeutico. Io la mattina finivo in istituto e il pomeriggio si cominciava subito a scrivere di Alice. Ero proprio entrata da poco in specialità. E sì, è chiaro, insomma, qualcosa è accaduto di reale anche al nostro gruppo. E poi io naturalmente li ho trasposti nei personaggi che ho inventato, ma nulla di chiaramente riferito a una persona realmente esistente. Per esempio, lo smarrimento del cadavere. Io non ho smarrito un cadavere, né in realtà è stato mai smarrito, però una volta ci fu un ritardo pazzesco nella consegna che era appunto affidata un povero specializzando e mentre lo si aspettava se ne dicevano di tutti i colori. Allora, il giorno stesso sono tornata a casa e ho detto: ma se l'avesse perso davvero cosa sarebbe successo? E naturalmente l'ho fatto smarrire ad Alice, non mi restava che far questo, no? Tu non ti rendi conto della portata epocale della cosa. Non soltanto hai infranto un protocollo, ti sei addirittura persa una salma. Bisognerebbe soltanto che tu prendessi atto del fatto che non sei adatta a questo lavoro, Alice. Io un po' mi sentivo, come dire, un po' sgangherata in istituto, è veramente l'ultima ruota del carro, quindi quella è una sensazione mia e del resto è il punto di partenza del romanzo. Al termine dell'allieva mi sono accorta, ma in realtà dopo la pubblicazione, che Cicci era considerato l'eroe, questo mi ha molto spiazzata, ho fatto un triangolo, ma non lo sapevo. E quindi a quel punto i romanzi successivi hanno un po', come dire, ripreso quest'idea di Alice indecisa fra Arthur e Cicci, ma originariamente l'eroe era Arthur, e poi Cicci si è intrufolato. Dario, guarda, siete meravigliosi. Arthur è l'eroe dei libri in realtà. Io per lui mi sono ispirata a Kapuscinski e comunque anche a queste figure di reporter che in barba al pericolo dedicano la propria esistenza a raccontare. Io questo l'ho sempre trovato molto affascinante, quindi non potevo che pensare a questo tipo di innamoramento per Alice. Bene, siamo in partenza e giriamo. Poi in realtà esisteva anche Cicci, che in linea teorica non era che un professore, anche un po' antagonista. Poi credo che anche Lino, che lo interpreta, ci metta molto anche del suo, partendo dal testo, sia Lino che Alessandra, che Dario. Io noto che hanno messo davvero qualcosa di loro che arricchisce il personaggio. È una diversità che mi piace. Io ho letto e ho anche supervisionato in realtà le sceneggiature, che in effetti il team di sceneggiatori è perfettamente entrato nel mood del romanzo, soprattutto nella prima parte della serie è piuttosto fedele. Poi chiaramente nella seconda parte, insomma, ci sono delle differenze, non sono mai delle differenze che io ho accusato come tradimento rispetto ai romanzi, sono delle esigenze di messa in scena. Alcune volte devo dire che io ho notato delle diversità che sono anche più efficaci probabilmente. Quindi assolutamente, per quanto riguarda il reparto scrittura, sono molto soddisfatta. Ciao!